Ho il piacere di avere qui accanto a me questa sera Nadia Marandola e Rocco Rada, titolari della Maison Rocco Rada Spose. Buonasera e benvenuti su HTO. Buonasera. Buonasera. Rocco, naturalmente parto da lei perché l'atelier porta il suo nome, Rocco Rada Spose. Quando nasce? Esatto, nasce l'attività circa 25 anni fa. Mano a mano, andando avanti con il tempo, sentivamo sempre più la necessità di portare una trasformazione a quello che era questo lavoro. E fino a quando, non ultimo, 5 anni fa, abbiamo deciso proprio di fare una trasformazione totale e dedicarci completamente alla sposa. Nadia, che cosa vedremo sfilare questa sera? Come le dicevo poc'anzi, i cavi sono costruiti con dei materiali di grande pregio, esaltati, incorniciati da ricami di altrettanto pregio nei materiali, ma quello che è ancora più ricercato è la provenienza delle mani che realizzano questi ricami. Sono delle mani esperte, delle mani di giovani, ma con alle spalle delle tradizioni tramandate. Rocco, com'è la donna sposa per Rocco Rada Spose? Ma io la vedo elegante, raffinata e sinuosa come una farfalla. Terzo quadro moda, questa volta si tratta di Rocco Rada Spose, che inizia la sua attività nel 1989 con il Prêt-à-Porter. Dopo un'esperienza ventennale nel settore, matura la decisione insieme a Nadia Marandola di dedicare parte del suo showroom alla sposa. Di lì a poco producono la loro prima collezione avvalendosi del supporto del duo Vincenzo Chisari e Alberto Santus, designer del brand Le Due Isole, che più tardi potremo ammirare tra l'altro con un loro flash di alta moda che disegneranno in esclusiva la linea Rocco Rada Spose. La sartorialità rappresenta l'anima di questa collezione, leggera e sinuosa come una farfalla, romantica, l'ispirazione per gli abiti dalle linee morbide, mosaici di pizzi, resi ancora più particolari da ricami lucenti, preziosi, giochi di trasparenza che mettono in evidenza il corpo e la femminilità di ogni donna. Rocco Rada Spose, il nostro terzo quadro moda. We'll be right back.
fatevi vedere, il vostro applauso, il vostro lavoro, la vostra sfilata di Alta Moda Spose. Grazie, grazie Rocco, grazie Nada.